Ciao raga, qual è il miglior battitore di punizioni di tutto FIFA? Bene, oggi andremo a fare un torneo tra i 10 migliori battitori di punizioni presenti su FIFA. Per trovarli ho preso i 10 giocatori che hanno la statistica più alta appunto sui calci di punizione e andremo a farli sfidare in un torneo, dopo vi dirò tutte le regole. Ma ho già parlato troppo raga, quindi andiamo dentro a scoprire chi sono i migliori 10 giocatori per calci di punizione di tutto FIFA e soprattutto chi vincerà questo torneo. Come vedrete adesso qua in grafica i 10 partecipanti alla sfida, ovvero i 10 migliori giocatori con la statistica più elevata, sono World Pros con 94, Messi con 93, Pjanic con 92, Parejo e Nakamura con 90, Akeke con 89 e anche Bardi con 89, non so chi siano questi due. Abbiamo poi Zela Ryan, anche lui con 89, anche lui non so chi sia, Di Maria con 88 e Paulo Dybala con 88. Questi 10 giocatori andranno adesso a sfidarsi in un torneo per decretare il miglior battitore di punizioni di tutto FIFA. Ora vi spiego un po' come faremo. Andremo su calci piazzati avanzato, partiamo da World Pros che è quello che ha il valore migliore, e per questa prima fase del torneo, dove da 10 giocatori ne rimarranno soltanto 4, ci baseremo sui primi 6 calci di punizione. Quindi faremo calciare 6 calci di punizione a ogni giocatore. Ovviamente non farò mai il timed per evitare di andare a squilibrare la situazione, perché a volte potrei prendere verde, a volte no, quindi niente timed. E dopo che i nostri 10 calciatori avranno tirato i 6 calci di punizione, i migliori 4 per punteggio che vedete qua sopra accederanno alla finalissima. Dopo vi spiegherò come funzionerà la fase finale, ma adesso è ora di iniziare. Prime 6 punizioni per World Pros, 94 di statistica sul calcio di punizione. Io proverò a fare il mio meglio. Mamma mia, World Pros è un cecchino, 2 su 2. Questo è complicatissimo, vediamo. World Pros, mamma mia, ne abbiamo tirati 3. Quinto per World Pros, ma è un fenomeno raga. Ultimo calcio di punizione per World Pros, lo proviamo a fare un po' strano a giro. World Pros. E World Pros, il primo partecipante a questa sfida, chiude i suoi tiri con 11.740 punti. Come secondo giocatore con 93 di precisione punizioni abbiamo Leo Messi. Primo tiro di Messi, traversa, attenzione. Secondo tiro di Messi, fuori. Messi c'è. Vediamo Messi. Non becca il tabellone, ma fa comunque gol. Ultimo tiro decisivo per la Pulce. Non ha fatto troppi punti. Messi parte lo stesso! 7.754 punti per Messi. Terzo giocatore di questa sfida abbiamo, con una precisione punizioni di 92, Miralem Pjanic, che in Serie A ci ha fatto vedere che è molto bravo a calciare le punizioni. Ma tra l'altro sbaglio o da dietro sembra Ramsey? Beh, primo calcio di punizione non benissimo. Oh mamma mia Pjanic, 0 su 2. Questo è complicato, da lontanissimo vediamo. Pjanic, traversa ancora, attenzione a Pjanic, attenzione a Pjanic. Ancora Pjanic, questa l'ha messa sotto l'incrocio. Ultimi due calci di punizione per Pjanic, l'ex Juve, vediamo. Ancora incrocio, solamente 3.700 punti per Pjanic, decisivo l'ultimo tiro. Ultimo calcio di punizione per Miralem Pjanic e questo va in porta e fa tantissimi punti. Chiude con 6.359, si è ripreso con l'ultimo tiro ma non so se basterà per finire nei migliori 4. E con una precisione punizioni di 90, il quarto sfidante è Parejo. Subito palo per lui, male male. Ancora Parejo. Parejo, traversa. Dani, Parejo. Ultimo tiro per lui, fondamentale per fare punti, per andare in top 4. Parejo, 9.939 punti per lui. Quinto sfidante abbiamo Shunsuke Nakamura, che incredibilmente ha 63 di overall ma 90 di calcio di punizione e anche una rincorsa alquanto particolare. Io mi fido di lui raga, Nakamura secondo me andrà in top 4. Guarda quanto gasa Nakamura quando calcia le punizioni, cecchino. Mamma mia, 5.000 punti in 2 tiri. Con la trivela Nakamura, mamma mia. Ancora, Nakamura vuole fare 5 su 5, 10.000 punti. Nakamura,
chiude a 12.759 punti. E incredibilmente il giocatore con l'overall più basso di quelli che fin qui ha calciato per ora è primo, supera World Pros. Sesto partecipante con 89 di precisione punizioni, Bardi. Ah, incrocio dei pali, non benissimo. Ancora Bardi, non può sbagliarne due su due, supera bene la barriera e fa 3.000 punti con un tiro. Bardi, palo, attenzione. Rischia l'eliminazione Bardi, Ultimo tiro per Bardi. Decisivo Bardi. 7.256 punti. 500 punti sottomessi. Con una precisione punizione di 89 abbiamo il settimo partecipante, Aketske. Il nome più difficile da pronunciare della storia. Ci proviamo. Lui, raga, non lo fillo, perché ci ho messo 7 ore a riuscire a farlo apparire tra quelli che potevano calciare le punizioni. Questa è complicata, se la mette un fenomeno a Tetske! Mamma mia! Rischia di passare, sta facendo benissimo. Ultimo calcio di punizione, decisivo per un piazzamento nella top 4. Vediamo cosa combina. A Tetske! Palla che non entra, riga è fuori, 8.986 punti per lui. E ora tocca a Zelarayan. Tu hai un nome che mi piace tantissimo, però non so chi sei, ma hai anche un capello gagliardissimo. Mamma mia, c'hai il cappello alla Hollywood. Mi fido di te, Zelarayan. Ti voglio in top 4. Primo tiro, stuck! Dove non batte il sole, toglie le ragnatele. Zelarayan! Che bello! 6.000 punti con tre tiri. Mi sa che passa lui. Ancora Zelarayan, non ci arriva il Purti. Ultimo tiro per Mister Furetto. Questo lo proviamo a fare così, vediamo che succede. Zelarayan, niente, la parata del portiere. Vabbè, 8.517 punti. Andiamo a vedere com'è in classifica. E per ora è al quinto posto, quindi non passa in top 4. Ma abbiamo ancora due candidati a questo torneo. E gli ultimi due sono due giocatori che hanno un piede abbastanza fatato. Il primo è Angel Di Maria. Di Maria che tra l'altro ha solamente 88 di calcio di punizione. Però io sono confident che Di Maria ce la farà. Di Maria! Subito! Lì! 2.500 punti per far subito capire chi comanda. Di Maria! 2 su 2. Angelo Di Maria! Traversa! Occhio, occhio. Ancora Di Maria parte, 9.091 e ancora un tiro. Deve fare gol per passare, a meno che poi Dybala non faccia il fenomeno. Vediamo, Di Maria è partito. Angel Di Maria, attenzione, palo! 10.431 punti per Angel Di Maria, che comunque è al terzo posto, quindi ne manca solo uno, che è Dybala, quindi Di Maria è praticamente passato. Vediamo Dybala se riuscirà a unirsi a Nakamura, World Pros e Di Maria. Praticamente resta una sfida tra Dybala e Parejo, perché Parejo è al quarto posto, Dybala deve ancora calciare. Vediamo. Paolino Dybala, col suo tatuaggio, che ce l'ho anch'io. Andiamo. Dybala, raga, è il mio giocatore preferito di sempre, quindi non mi deludere, Paolino. Paolino. Ancora Paolino Dybala. Palo incredibile. Rischia l'eliminazione allora Dybala. Questa è complicata. Barriera vicinissima. Dybala traversa. E allora Dybala mi sa che non lo vedremo nella finalissima. O fa 4.000 punti con questo tiro o Dybala è fuori. Bisogna prendere palo, traversa, gol, incrocio, tutto quanto e la tira fuori. 6.588 punti per Paolo Dybala. Quindi terminata la prima fase del torneo, la classifica la vedete qua a schermo. Passano Nakamura al primo posto con più di 12.000 punti, World Pros al secondo posto con 11.700, Di Maria al terzo posto con 10.400 e Parejo con quasi 10.000 punti. Purtroppo eliminati Aketske, Zelarayan, Messi, Bardi, Dybala e Pjanic. Andiamo ora dentro con la parte finale di questa sfida. Da 4 rimasti ne rimarrà solo uno, il campione. E per la sfida finale faremo come prima, ma ovviamente verranno calciati tutti e gli 11 calci di punizione e vincerà ovviamente chi avrà il punteggio più alto. Questa volta partiamo da quello che ha fatto meno punti, quindi al quarto posto abbiamo Parejo. Brutto questo per Parejo, solo 1 su 3 per lui. Questo è difficilissimo, la bandiera sono di 2,5 metri, ma Parejo parte lo stesso.
Mamma mia, che calcio di punizione! Ultimo tiro per superare i 15.000, vediamo se ce la farà. Parejo, non mi sembra un punteggio altissimo quello che ha fatto. Parejo! 15.676, il punteggio finale di Dani Parejo. E ora tocca a Angel Di Maria, che prima aveva fatto 10.431, quindi è arrivato al terzo posto. Vediamo se farà meglio di Parejo o se Parejo potrà ancora puntare alla vittoria. Bisogna superare i 15.676. Subito errore per Di Maria. Sento una pressione in questa finale, eh? Di Maria, dove l'ha messa? Via le ragnatele! E vabbè. Che vuoi dire a Di Maria, ragazzi? Parte Di Maria! Incrocio dei pali, occhio! Di Maria ancora! 21.188 punti per Angel Di Maria. E ora tocca a colui che ha la statistica più alta di tutti, 94 di precisione punizioni. World Pros. Com'è possibile che World Pros abbia la statistica più alta di tutto FIFA 22? Non si sa. Però deve dimostrarlo, perché il 94 è solo un numero. World Pros! Sbaglia subito. Stuck! Doppia barriera, ma World Pros prende il palo. Questa è bella, questa è sotto il 7. Palo invece. World Pros, 16.288. Non bastano però, perché World Pros ha sì superato Parejo, ma è al secondo posto dopo Di Maria, che ha fatto 21.188. E l'ultimo partecipante di questa finale, Sunshuke Nakamura, deve provare a battere Di Maria, deve fare più di 21.000 punti. Sarà dura, ma con una rincorsa del genere tutto è possibile. Di Maria il primo l'ha sbagliato, vediamo Nakamura! Anche lui lo sbaglia, è incredibile. Nakamura! Addirittura all'esterno della rete. Mamma mia Nakamura, ma che combini? E Nakamura sbaglia anche l'ultimo e allora chiude a 12.215 punti all'ultimo posto in questa finalissima. Dunque sono andato un attimo al VAR a controllare se per caso avessi fatto qualche time ad verde con Di Maria, perché mi sembrava un punteggio troppo alto, ma il VAR ha parlato e non c'è stato nessun time ad verde. Quindi Di Maria vince la sfida di calcio di punizione ed è ufficialmente il miglior battitore di calcio di punizione di tutto FIFA. E allora, con in sottofondo una punizione di Di Maria che va a insaccarsi sotto il 7, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video!